La Regione Toscana ha ricevuto 18.000 domande per il bando straordinario varato durante il lockdown relativo ai contributi affitto. I soldi, per un massimo di 300 euro al mese, sono destinati alle famiglie che tra aprile, maggio e giugno hanno subito una riduzione di reddito di almeno il 30%. La Regione ha stanziato 23 milioni di euro tra contributi straordinari, ordinari e morosità incolpevole. Un anno fa erano stati stanziati 10 milioni e mezzo di euro. Direi un risultato importante, frutto della collaborazione tra la Regione e i comuni e frutto anche di un'attenzione avuta da parte del Governo che, come la Ministra De Micheli, che devo ringraziare, ci aveva promesso, ha destinato alla Toscana 9,3 milioni straordinari, che sono quelli appunto che serviranno, assieme a quelli di cui già disponevamo, per far fronte ai contributi straordinari, ai contributi ordinari e alla morosità incolpevole. Oltre ai contributi affitto, la Regione investe per realizzare 62 nuove case popolari in 9 comuni fino a 30.000 abitanti, cioè Stia, Montespertoli, San Piero Assieve, Massa Marittima, Portoferraio, Pietrasanta, Guardistallo, Pescia e Monteroni d'Arbia. Costo 10 milioni di euro.